chiedete alla regione? Noi chiediamo i fondi 06 di tutti questi anni e di darci conto e soprattutto di darceli, perché se no noi moriamo. E l'altra cosa importantissima è che la cassa integrazione, sia fissa che in deroga, sia continuativa, deve essere continuativa, perché se no noi moriamo. Il fondo 06 è veramente importante perché è stato stanziato nel 2017 per tutti i vari, dalla regione Lombardia, per tutti i vari comuni. Questo fondo parlava chiaro che poteva essere un sistema integrativo che va dallo 0 ai 6 anni. Erano dei fondi destinati ad asili nido privati, comunali e questi fondi, però la burocrazia si è bloccata, ci sono stati dati dei criteri ma i criteri non sono stati rispettati, si sono bloccati nei comuni. I comuni a loro volta hanno stanziato questi fondi un po' così alla rinfusa, per cui ci siamo persi tutto un pezzo dal 2017. Ora abbiamo chiesto che questi, gli ultimi, vengano stanziati direttamente a noi invece che sui bambini, le famiglie e le strutture, proprio perché c'è stata una mancanza diretta, i nidi stanno chiudendo. Noi non abbiamo risorse, non abbiamo liquidità, non abbiamo... Il comune non ci paga, il governo ci sta togliendo pure la cassa, noi facciamo parte del direttivo del comitato Ducchiano che è nazionale, in questo momento non ci siamo solo noi, ci sono tantissime città alla regione che stanno manifestando per lo stesso motivo con noi in tutta Italia. Quindi oggi vi farete sentire con un silenzio? Noi ci faremo sentire con un silenzio che in questo momento, che è la nostra morte, è la morte di almeno 150.000 dipendenti, il nostro indotto è finito, non soltanto in regione Lombardia, per cui poi in altre regioni di più, noi stiamo in silenzio. Adesso io dirò di stare in silenzio ed è un silenzio che dovrebbe essere assordante. Aprire a settembre, per noi questo è fondamentale, e vogliamo riaprire a settembre per dare dei servizi alle famiglie, ridare lavoro al personale che lavora negli asili nido come educatrici. Riapriamo in situazioni e in strutture tranquille, ma tranquille vuol dire che non deve essere a nostro spese, a nostro carico, vanno aiutati, i nidi privati sono nati 20 anni fa perché il pubblico non aveva risorse per aprire altre scuole. Per cui siamo nate proprio per andare a sopperire i servizi mancanti. E adesso che ci siamo, aiutateci a stare, perché noi non abbiamo forze da sole. Siamo piccoli imprenditori, ma stiamo lavorando nel sociale e diamo un servizio che è pubblico. E questo deve essere chiaro. Siamo istruzione, ci chiudono quando si dà il decreto, tutte le scuole di ogni ordine grado chiudono. Però invece diventiamo delle aziende e degli imprenditori quando non serviamo più. Ma noi siamo chiusi dal 23 di febbraio, abbiamo bisogno di liquidità per pagare tutti i nostri lavoratori. Abbiamo ottenuto le casse integrazioni, alcune li hanno anticipati, ma la cosa più brutta è che mancano i soldi. Per cui iniziamo. Chiedo a tutti un silenzio che sia il più assordante possibile. Grazie.